Ciao a tutti da Diego di Tecnofon.it. Grazie al negozio K Mobile di Sarzana, centro Vodafone, ho la possibilità di recensirvi il Sony Ericsson Vivaz, terminale con una fotocamera da 8 megapixel, disponibile in abbonamento, sempre con Vodafone, a partire con un prezzo di 19 euro al mese per 24 mesi con la navigazione internet inclusa, altrimenti il prezzo del terminale è di 299 euro. Vediamo velocemente cosa abbiamo nella confezione. Abbiamo chiaramente il Sony Ericsson Vivaz, che poi lo vedremo più tardi. Vi è il cavo per la connessione al PC con la presa micro USB, i vari manuali e le promozioni Vodafone, il pennino in quanto il display è resistivo, una SIM Vodafone, il caricabatterie da parete con la presa USB e il jack l'auricolare stereo. Vedete qua abbiamo il pulsante per rispondere alla chiamata, purtroppo non c'è la possibilità di mandare avanti o mettere in pausa il brano. Rimettiamo tutto nella scatola e andiamo a vedere qua cosa abbiamo. Qui abbiamo il manuale per l'utente, le varie informazioni generali di Sony Ericsson e diciamo una brochure di Vodafone con la guida ai servizi 360. Mettiamo tutto a posto e andiamo a vedere il terminale. Dunque, le caratteristiche del terminale sono: abbiamo le dimensioni di 107 mm x 52 x 12,5 di spessore. Il peso è di 97 grammi. Il display, come ho detto prima, è resistivo, con la risoluzione 360 x 640 pixel a 16 milioni di colori. Il display è in 16 noni, chiaramente touchscreen. Vediamolo. Abbiamo sul lato destro i due tasti per fotocamera e videocamera, il bilanciere del volume che in modalità fotocamera può essere utilizzato come zoom. Sulla parte sinistra abbiamo lo sportellino per la micro USB e il jack da 3,5 mm per gli auricolari. In alto abbiamo il pulsante di spegnimento o blocco display. Vedete, funziona con il doppio tocco. In basso abbiamo il microfono e qui abbiamo tre tasti: il tasto cornetta su, il tasto del menu e il tasto cornetta giù per chiudere le chiamate. Nel retro vi è la fotocamera da ben 8,1 megapixel, notate qua la scritta HD perché? Perché è in grado di registrare video a 720 pixel. La fotocamera è davvero performante, nel blog troverete delle foto e dei video fatti con questo terminale, vi consiglio di vederli perché sono veramente di ottima qualità. Diamo uno sguardo all'estetica, come vedete il terminale è leggermente curvato, ha il retro liscio che personalmente non mi piace tanto perché comunque è molto facile graffiarlo. Sul lato abbiamo questa parte qua che vedete in controluce, si vede è luminosa, nel senso che quando ci arriva un messaggio o qualsiasi notifica lampeggia e ci avvisa. Davvero molto carina questa funzione. Adesso andiamo a vedere il sistema operativo. Il sistema operativo del terminale è Symbian S60 quinta edizione. All'interno abbiamo Vodafone 360, chiaramente è venduto da Vodafone e quindi è stato personalizzato. L'interfaccia di Vodafone è un pochino pesante, nel senso che abbiamo tutti i servizi Vodafone, dove qui ci sono i link diretti al portale Vodafone. Adesso scusate, ho sbagliato. Abbiamo da questa parte l'accesso a internet rapido, mentre se premiamo in basso abbiamo la rubrica. Se non vi piace questa interfaccia, si può levare. Vi faccio vedere come si fa, perché sinceramente
abbastanza pesante. Andiamo in impostazioni, telefono, no, scusate, personale, temi, tema standby, e possiamo scegliere vari temi. Io vi metto quello Sony Ericsson, che è molto carino e molto comodo da utilizzare. Questa è la nostra home. Abbiamo le nostre pagine, ci sono 5 pagine, dove abbiamo nella prima pagina i preferiti, i contatti, gli indirizzi web, la nostra home, come vedete questo molto bello questo effetto che funziona con l'accelerometro, la galleria con le immagini e diciamo, le applicazioni preferite. Usciamo e andiamo nel menu. Il menu, come vedete, è in puro stile Symbian. Abbiamo le nostre cartelle con tutte le varie applicazioni. Vediamo brevemente cosa abbiamo di particolare. Innanzitutto abbiamo il browser web. Il browser web è quello di default di Symbian, quindi diciamo che non è proprio uno dei migliori. Tuttavia, essendo Symbian, abbiamo la possibilità di installare diversi browser. Vi consiglio assolutamente di provare Opera, che adesso poi vi farò vedere. Chiaramente la pagina iniziale sono tutti i servizi Vodafone. Possiamo navigare anche in landscape. Per navigare non abbiamo la possibilità di fare lo scrolling. Aspettiamo che finisce di caricare la pagina. Adesso sono collegato in HSDPA. Ecco, adesso ci fa fare lo scrolling. Come vedete, purtroppo non è cinetico, ma vi faccio vedere un altro browser decisamente migliore, che lo troviamo dentro le applicazioni. Opera mobile. Opera mobile ha la sua tastiera. È molto piccola, in questo caso ci serve il pennino. Proviamo a scrivere con il dito. Bene. Vai. La connessione è HSDPA a 7,2 MB. Ecco che ha finito di caricare la pagina. In questo caso abbiamo uno scrolling molto più bello a vedersi, diciamo cinetico. E visualizzato nel display da 3,2 pollici, si vede discretamente. Abbiamo la possibilità di fare lo zoom con il tasto, oppure di cambiare finestre e mettere altre finestre. Adesso usciamo e vi faccio vedere altre funzioni. Ritorniamo al nostro menu principale e vediamo le varie applicazioni. Abbiamo il navigatore che funziona solamente online, è un navigatore di Vodafone che diciamo non è offline, quindi bisogna essere collegati alla rete perché scaricherà le mappe in tempo reale. Browser web che abbiamo visto prima. Dentro la cartella applicazioni ci sono le varie applicazioni installate, come vedete ho installato Opera Mobile e Smart Movie per vedere i film in DVX, che vi farò vedere dopo. Abbiamo Track ID, che è un servizio diciamo di riconoscimento musicale, praticamente basta registrare un brano e lui vi troverà il titolo se è nel suo database. Abbiamo la radio FM, abbiamo la chat, il messenger e altre applicazioni, la rubrica, adesso chiaramente io non ho numeri perché non è il mio, tutti i servizi Vodafone, i messaggi, proviamo a vedere come si scrive. Essendo Symbian, diciamo, ha la tastiera tipica del Symbian. Possiamo scrivere con il tastierino numerico ed il T9, oppure impostare la tastiera QWERTY.
che in questo caso bisogna ruotare il terminale. I display da 3,2 pollici, quindi diciamo che non è tanto consigliabile utilizzare questa. Se siete abituati col tastierino, la scrittura dei messaggi va davvero molto veloce. Comunque anche si riesce a scrivere tranquillamente con il terminale in landscape. Il touch è molto sensibile, nonostante sia un resistivo, vabbè, chiaramente non c'è paragone con i capacitivi, però diciamo hanno fatto un buon lavoro, se non altro è un buon display. Usciamo, ritorniamo nel nostro menu, andiamo a vedere la parte più interessante, ovvero multimedia. In multimedia ci sono racchiuse nei nostri scatti fotografici, la musica e i video. Vi faccio vedere alcune foto che ho scattato, si possono vedere chiaramente anche in landscape. Possiamo fare lo zoom con i tastini qua in alto. E chiaramente per sfogliare le immagini basta fare uno slide verso destra o verso sinistra. Le immagini vengono taggate con la data, l'ora e è possibile anche mettere il tag GPS con la geolocalizzazione. Torniamo indietro, andiamo a vedere la musica. Andiamo su tutti i brani. Il volume è molto alto. Se lo mettiamo al massimo distorge un pochino. Diciamo che la qualità secondo me poteva essere migliore per lo speaker esterno. Il suono esce da qua, lateralmente. Le informazioni che visualizziamo sul display sono la copertina, i dati, l'artista, chiaramente se sono compilati tutti i tag abbiamo tutte queste informazioni. Questa è la schermata, diciamo, rapida per gestire il nostro brano, davvero molto comoda in quanto possiamo mettere in pausa e mandare avanti i brani direttamente dalla nostra schermata. Così la mandiamo giù. Usciamo, ritorniamo alla nostra multimedia, andiamo indietro e andiamo a vedere i video. Diciamo il lettore diciamo di default legge gli MP4. Vediamo un video che ho inserito io. Il display ha una buona risoluzione e anche una buona visualizzazione. Sotto la luce del sole vi è qualche difficoltà, in quanto riflette abbastanza. Come vedete, i video vengono riprodotti senza scatti né niente. Torniamo indietro, vi faccio vedere brevemente questo menu. Abbiamo la possibilità di vedere i video da YouTube, scaricare video, i video della fotocamera o abbonarsi a dei podcast. Usciamo, rimaniamo sempre nei video, dato che è Symbian, possiamo installare delle applicazioni per vedere anche i DWX. Io ho installato il classico Smart Movie per S60 quinta edizione ed ecco subito un DWX. La riproduzione va un pochino a scatti. So bene quanto tempo è Ma comunque si passato. riesce a vedere tranquillamente un filmato. Questo Sono filmato è sicuro. stato preso e messo senza essere Mi riconvertito in dispiace per niente. l'accaduto, signora Warren. Abbiamo anche la possibilità di mandare avanti. Niente, abbiamo finito il filmato. Questa è la schermata di Smart Movie, dove praticamente vengono raggruppati tutti i nostri video. Usciamo dall'applicazione. E vediamo la cosa più interessante di questo terminale, ovvero la fotocamera. La fotocamera è davvero performante.
Soprattutto il menu della fotocamera ci permette di fare tantissime cose, tantissime opzioni ci sono. Vi faccio vedere come mette a fuoco rapidamente e scatta. Messa a fuoco e scatto è molto veloce, nell'ordine dei 2 secondi. Abbiamo qua sulla sinistra la possibilità di selezionare tutte le scene. Il modo di ripresa, se fare la foto panoramica con il riconoscimento del sorriso oppure lo scatto con il tocco sul display, davvero molto comodo. Qui abbiamo le varie modalità di messa a fuoco con il rilevamento del volto, le macro oppure con l'infinito, diciamo, per i paesaggi. Possiamo regolare l'esposizione e scegliere se usare l'automatico ovvero senza nessuna impostazione. Volendo, abbiamo altre impostazioni dove possiamo scegliere il timer, il flash. Il flash purtroppo si abilita soltanto, praticamente è un faretto, non fa lo scatto durante la foto. Anche qua possiamo bilanciamento del bianco, stabilizzazione dell'immagine, gli effetti, tutte queste cose qua. Torniamo indietro, passiamo alla videocamera. La videocamera si può attivare anche tenendo premuto questo. I video vengono registrati a 720 pixel. Vi faccio vedere la risoluzione. Vedete 720 pixel, 1280x720. Abbiamo vari formati, tra cui anche il VGA, però chiaramente avendo 720 pixel vi consiglio assolutamente di lasciarlo. Selezioniamo. Anche qua abbiamo la possibilità di utilizzare il flash fisso come un faretto, il timer e applicare gli effetti. Possiamo selezionare la modalità notturna, abilitare o disabilitare il microfono e anche qua scegliere la messa a fuoco o automatica oppure infinito. Usciamo. Il sistema operativo non è velocissimo, sicuramente l'avete notato. Abbiamo un processore da 750 MHz che spinge il sistema operativo e diciamo che ogni tanto ci sono degli impuntamenti. Ritorniamo a vedere qualche applicazione. Abbiamo lettore di PDF, lettore Office, quindi diciamo completo. C'è la possibilità di sincronizzare con ActiveSync. Abbiamo la nostra agenda. I giochi, ci sono dei demo ed è possibile scaricarli sempre da Vodafone. E diciamo che nel complesso è un buon terminale. Il sistema operativo Symbian è molto versatile, quindi si possono installare temi, si possono modificare le interfacce e diciamo si trovano tantissime applicazioni per questo sistema operativo. Il suo prezzo di 299 € lo pone nel mercato come un terminale molto interessante, in quanto per chi si vuole avvicinare ad uno smartphone questo è un buon compromesso, anche se ritengo che comunque la brandizzazione di Vodafone sia un pochino troppo pesante. Con questo vi saluto, ringrazio ancora il negozio K Mobile per avermi fornito il telefono e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!